troviamo al Salone di Barcellona e precisamente nello stand Seat. È sotto gli occhi di tutti la nuova impronta stilistica di Seat, modelli accattivanti di conquista con un nuovo design. Ma il look va a pari passo con la tecnologia. A bordo veramente ci sono dei sistemi appartenenti alle vetture di categoria premium. L'abbiamo visto con la neo arrivata la Seat Ibiza, che grazie alla piattaforma MQB del gruppo Volkswagen veramente ha tanti argomenti interessanti. Quindi c'è tanta carne al fuoco, ne parliamo con Luca De Leo, amministratore delegato di Seat, per conoscere qual è l'offensiva per il futuro e qualcosa in più sulla connettività. Sentiamo. Un periodo molto interessante, molto positivo per la marca Seat. Siamo nel pieno, nel mezzo della più grande offensiva di prodotto della nostra storia. Abbiamo lanciato l'anno scorso la Teca, la vettura che vedete qui nella sua versione più sportiva, grande successo. Siamo qui a Barcellona per presentare la Ibiza, che è uno, diciamo, la specialità della casa. È la quinta generazione, una delle vetture di più grande successo della storia di Seat. Ci prepariamo a lanciare un piccolo SUV, un fratellino della Teca per fine anno. Ne avremo uno più grande, 7 posti, l'anno prossimo. Quindi da un punto di vista di prodotto, un ritmo che non abbiamo mai avuto, che ci fa sperare bene sullo sviluppo del nostro business. Ma noi vorremmo ovviamente partecipare a tutte quante le nuove tendenze, dal tema dell'elettrico fino al tema dell'auto che si guida da sola, però abbiamo deciso di specializzarci su tutto il tema di integrare l'automobile in un ecosistema digitale. Oggi la tecnologia te lo permette, la possibilità di collegare l'auto con il tuo telefono, l'auto con le infrastrutture, l'auto con altre auto o con il retail, e credo che ci darà molte possibilità di arricchire diciamo, la performance e il servizio al cliente e ovviamente di sviluppare nuovi business. Quindi questa è un po' la priorità per Seat.